Quelli vegani non li ho trovati, ho preso i pasticcini normali. Imbruttiti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è la festa della mamma, cioè in realtà no. Perché quando uscirà questo video non sarà più la festa della mamma. Però oggi è sabato e domani sarà la festa della mamma. Quindi neanche per me oggi. Quindi vabbè, oggi faremo un video diverso dal solito. Semplicemente ho scoperto che c'è la possibilità, vicino a casa mia, di poter ordinare online pasticcini, torte che sono totalmente vegane. E quindi ho pensato, perché non farci un video, magari sfruttando anche il fatto che è la festa della mamma, dato che mia mamma non è ancora vegana. Però, siccome le piacciono i dolci, potrebbe essere un'idea quella di portarle dei pasticcini vegani, magari senza dirglielo, però sono convinto al 100% che capirà subito che lo sono, perché non le porterei mai dei pasticcini non vegani. Ho scoperto che la gelateria, la pasticceria che frequento solitamente, ha aperto anche lo shop online e quindi ho comprato tante cose buone. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti. Vi lascio qui sotto il mio canale Instagram, così almeno potrete scoprire anche quello che faccio appunto su Instagram. Eccolo lì, sono arrivati i pasticcini? Arrivo. È arrivato l'uomo dei pasticcini. Sono felice che finalmente c'è qualcuno che mi porta pasticcini, torte a casa. Ci siamo noi, Zesterina, presenti. Grazie mille. Questo qui lo porto a mia madre, per la festa Ah, di mia madre. giustamente la mamma è la mamma, eh. Pasticcini per la mamma, sono qua. Giustamente, Ciao bravo. carissima, grazie. Grazie, grazie a te. Bene, oggi è domenica ed è la festa della mamma e quindi è arrivato il momento di portarle i pasticcini totalmente vegani. Chissà se lo capirà, anche se sicuramente lo capirà perché non le porterei mai dei pasticcini non vegani. Vediamo se le piacciono almeno. E voilà! La macchina è totalmente sporca perché non la uso tipo da quanto? 3 mesi? Forse l'ho usata una sola volta e quella volta che l'ho usata mi sono distrutto il dito. Però giuro che laverò la macchina, è una promessa che mi faccio. Bene, macchina lavata, me l'ero promesso. Quanto è strano uscire di casa, cioè è una cosa stranissima. Tra l'altro non vado a trovare mia madre, credo, da 3 mesi. Anche Sì. quando hanno detto siete liberi, potete uscire, non sono Non ti sei uscita. fidato? Non mi, no, non è che non sono fidata, non avevo voglia di uscire. Però questa occasione mi sembrava giusto sfruttarla. Mia madre sicuramente si accorgerà che sono pasticcini vegani perché non le porterei mai dei Sì, lo pasticcini. sospetterà subito. Poi perché sto parlando con la mascherina? Secondo te le piaceranno i pasticcini vegani? Ah, secondo me sì, perché sono buonissimi, hanno funzionato anche con i miei che non ci credevano che erano vegani, però lo sospetterà da subito che sono vegani, non ci cascherà. Beh, ma ancora prima di assaggiarli, Sì. sono curioso di vedere la reazione, soprattutto all'assaggio. Mi ha neanche risposto, non mi vede da mesi, non mi ha neanche risposto. Vediamo se almeno stavolta mi risponde. Neanche stavolta. Proprio non mi vuole vedere. Da quando sono vegano. Vabbè. Ciao, ciao, come stai? Tutto bene? Bene, Questa sono per ciao. voi. Grazie. La tavola è apparecchiata per 1, 2, 3, 4, 4 persone. Siamo in 4 quindi. Con le distanze di sicurezza. Con le distanze di sicurezza. Bene. Stanno incazzati sti cani, sempre. Suoni, cosa suoni? Sto suonando una canzone. Cosa? Sto suonando una canzone per la natura che uscirà molto presto sui miei canali. Canali. Che se sto con lei sento un po' d'aria. Faccia la cu. È pronto a tavola.
Mi levi sta cazzo di cosa di dosso? Ma no! Qualcuno sta sparlando di me? No. No, amore. No. 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 Mi levi sta cazzo di cosa di dosso? No, amore. Mamma, quante piante hai messo in balcone? Cioè praticamente qualsiasi cosa. Sì. Di tutto, anche la lattuga. Questa qua te la porto via. Di zucchero. Stavi parlando male di me, con mia madre. No. Cioè, il cane ha pisciato per terra. Nel giro di madre dire dove troverai sempre. Questo è il mio lavoro, bello, ricordatelo. Mamma, cosa ci hai fatto per pranzo? Per la festa della mamma, tra l'altro non ti ho ancora detto auguri. Auguri. Grazie. Auguri, vabbè, era sottointeso nei pasticcini. Cosa vi ho fatto? Gnocchi? Saggio fatto... io? Parmigiana, peperonata. Quindi? È cotto o no? È cotta, gnocchi. Gnocchi alla bava con ragù di soia e cos'è che c'è? La panna di soia. Panna vegetale. Panna vegetale, che è esattamente questa. Bene, bene, mamma si sta veganizzando, sembrerebbe. Allora, invece a tavola abbiamo delle belle melanzane alla parmigiana, tra l'altro un bellissimo aspetto. Fagiolini, carote, patate. E qua c'è un'altra cosa. Questo che cos'è? Peperonata di patate e melanzane. Che bel aspetto. Com'è Veronica? Dato che hai già iniziato senza che siamo... Io ho già iniziato. Mamma, ha già iniziato Veronica, eh? Buon appetito. Ed ecco qui. Se avete corretto, gnocchettini al ragù di soia, gnocchi alla bava si chiamano, giusto? Gnocchi alla bava, non c'è la mozzarella, ovviamente. Ovviamente, non c'è la mozzarella, ma con cosa hai sostituito la mozzarella? Ah. Va bene, assaggiamo gli gnocchetti della mamma. Buon appetito. Buoni. Molto buoni, brava mamma. È arrivato il momento delle melanzane. Caduta una carota. Melanzanine. Parlo piano perché chiacchierano. A me non mi fanno mai intervenire. Cazzo ridi. 5 anni, massimo. Ecco, allora del cinquennio. Se tu hai versato. Scusate se vi interrompo un secondo. Melanzane eccellenti. Veramente, veramente buone. È un nuovo modo di fare la melanzana. No, spiegaci questo nuovo modo di fare la melanzana. La melanzana l'ho fatta come la faceva una vicina di casa della mia mamma, la signora Menzi si chiamava. Allora, faceva la melanzana leggermente fritta, però con una strategia, con un'altra padella per chiudere praticamente la padella con l'olio, in modo che si cucinavano col vapore. Poi si fanno scolare bene, nel frattempo si prepara la salsa a parte e poi non si rimettono più al forno, si prende, si mette in un piatto e poi si decora. Si devono mangiare fredde però, perché la melanzana si assorbe della salsa. Cara mamma, ti vogliamo tutti su YouTube, un canale di cucina. Va bene, appena vado in pensione apro un ristorante. Perfetto. Bene, bene. Mamma, facci assaggiare il mandarino cinese, che è esattamente questo. Lo devi lavare? Sì. Vabbè, ma così? No. È per la B12, mamma. Se io lo mangio così... Lo devi lavare. Lo devo lavare. Niente, rimarrò carente. Grazie, grazie. Ma così anche. Così, prova anche con la buccia? Con la buccia. Sì, con la buccia si mangia. Si mangia tutto con la buccia del mandarino cinese. Ah, così, proprio... Fidati. Va bene, mi fido. Come il limone. Piccolino, ormai... Buono? Non buono. Buono, ma è aspro. Ma no, forse perché io ho più buccia, dolce la buccia. Raga! Non so se avete mai mangiato il mandarino cinese, ma è asprissimo, però è buono. Perché tu devi mangiare la buccia è dolce, il mandarino è aspro. La buccia è dolce e il mandarino è aspro. Per questo si mangia insieme. Per questo si mangia insieme, però preferisco la buccia, è dolce. Sta per avvicinarsi il momento più importante della giornata, cioè l'assaggio dei pasticcini. Mamma! Sì? No, quelli vegani non li ho trovati, ho preso i pasticcini normali. Va bene. Chiaramente ti va bene. Prossima volta se li trovo ti prendo anche quelli vegani. Va bene. Mamma, vado a prendere i pasticcini. Ok.
Eccoli qua. Io e Veronica niente perché non mangiamo latte e uova, però tu e Andrea potete mangiarle. Quella pasticceria vegana che abbiamo trovato, che era quella di... dov'era? Garbagnate Milanese, è chiusa, era chiusa, sia ieri che oggi. E voi non le mangiate? Eh no, che cosa mangio? C'è il latte, mamma. Vediamoli, però magari sono belli. E la Madonna, che belli. Auguri, mamma. Grazie. Posso mangiarli? Sì. Occhio vero perché c'è il latte. Infatti non posso. Questi sono vegani. Perché? Perché vegani? Cosa perché c'hanno? Sento il sapore. Ti piacciono? Sì. E da cosa hai capito che non sono vegani? Cioè, non ho capito. Non ho capito. Che sono vegani? Sono vegani. Sono vegani? Sì, dalla panna. È troppo golosa per me. Conosce troppo bene la panna, mia mamma. Io già l'avevo detto a inizio video che mi avrebbe sgamato già subito all'inizio. Però, come sono? Almeno puoi buonissimi. Dire. Buonissimi. Sono buoni? Sicura? Buonissimi, sono buonissimi lo stesso. Vai Andre, tocca a te. Però io conosco il sapore della panna. Quindi posso mangiarli anch'io allora. Sì. Tra l'altro hanno un bellissimo aspetto. Li preferisco. Buono. Dove li avete presi? A dire la verità, ho portato i pasticcini perché sul sito avevo visto questo che mi piaceva particolarmente e sono molto ma molto curioso di assaggiarlo. Tra l'altro pieno di panna. Allora, se piace a mia mamma che è una golosa di dolci e di panna, allora vuol dire che sono veramente buoni. Tanto sono buoni, molto molto buoni, buonissimi, veramente veramente buoni. Questa pasticceria si chiama El Gelaté, si trova a Garbagnate Milanese, quindi per tutti coloro che si trovano in zona Garbagnate o paesi limitrofi, visitate il sito perché è molto molto interessante. Tra l'altro ha anche il negozio che è anche una gelateria e fa del gelato veramente veramente buono. Magari nel prossimo video o nei video che verranno vi farò vedere il negozio e la gelateria quando si potrà, appunto. Magari si può anche proporre, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, se vi va che faccio magari un giorno da gelataio dove faccio vedere come si fa il gelato e magari vi faccio vedere anche come si fanno i pasticcini, le torte. Io sono completamente imbranato a fare torte, dolci, lo sapete. Senza Veronica probabilmente non sarei manco riuscito a fare quei dolci che ho fatto in video, quindi magari nel prossimo video ve lo faccio vedere, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Mamma, cos'è il 18° che ti stai mangiando? Quattro. Quattro, erano 12. Cinque. Allora mamma, vieni qui un attimo con la sedia perché volevo chiederti un paio di cose. No amore. Ok, io volevo chiederti, innanzitutto sono contento che questi pasticcini ti siano piaciuti. Moltissimo. Ero sicuro che mi avresti sgamato subito alla porta che erano vegani, vegetali. L'avevo già detto a inizio video con Veronica, ho detto sicuramente quando arriviamo farà finta di nulla, ma tanto saprà già che sono vegani perché sai benissimo che non ti avrei portato quelli normali. Ecco, volevo chiederti però, ho notato che nell'arco degli anni fai molte più cose vegane. Sì, è vero. Ecco, quanto è difficile? Facciamo una mini intervista, facciamo così, una mini intervista alla mamma. Per una mamma che mangia tutto e ha un figlio vegano, è così tanto difficile fargli un qualcosa di vegetale, di fargli trovare a tavola pietanze vegane? Ecco, questa è la domanda. Allora, no, assolutamente no. Bisogna soltanto cambiare il modo di pensare in cucina, cioè una persona che è abituata a cucinare tutti i tipi di pietanze, no? E, dovendo chiaramente preparare un pranzo per un vegano, deve pensare diversamente, ecco. Non è assolutamente difficile, anche perché la cucina mediterranea offre veramente moltissimo, verdura, di tutto, per cui si possono fare, sfruttando proprio la cucina mediterranea, si possono organizzare dei primi, delle verdure, dei condimenti. Sono contento che i pasticcini ti siano piaciuti. Moltissimo. Auguri ancora. Adesso devi chiudere tu il video.
Sì. Allora, io il video dico praticamente, dico questo. Noi ovviamente ci vediamo in un prossimo video e poi metto la mano sulla camera così. Okay. Quindi adesso devi dire tu, guardando in camera, noi ovviamente ci vediamo in un prossimo video e fai così. Ma posso prendere l'ultimo pasticcino? Fallo con l'ultimo pasticcino. Sono piaciuti di brutto, eh? Bene, bene, con l'ultimo pasticcino, vai. Sì. Anzi, facciamolo col pasticcino in mano tutte e due. Sembrano veramente dei pasticcini comprati in pasticceria normale. Sono pasticcini normali, eh? Soltanto sì, che non si utilizzano quelle cose. Non è che lo fanno con materiali futuristici. Sono veramente buoni. Cine. Bene, salute. Salute. Bene, allora, dobbiamo chiudere il video. Cos'è l'ottavo che ti stai mangiando? Sono sicuro che diventerai vegana. Ci metto... Ci penserò. Ci penserai? Vabbè, chiudiamo il video che è meglio. Com'è che era? Ah, noi ovviamente ci vediamo in un prossimo video. Metti la mano quando vuoi, eh. Tanto abbiamo tutto il tempo necessario per... Noi ovviamente ci vediamo in un prossimo video. Ciao. È andata bene. Bene. Noi ovviamente ci vediamo. Vabbè, l'ha già detto lei. Prossimo video. Quindi si può trarre in inganno un onnivoro con questo bignè. Soprattutto freddi. Soprattutto freddi. Bene, facciamo bene. Grazie per la tua testimonianza onnivora. Prego.